Kauriol Ortigara Lefre, prova di forza dei rossoblu che dimostrano di essere ancora superiore alla Kauriol. Allieri apre le danze di testa, quindi due autogol portano l'Ortigara Lefre a riposo con tre reti di vantaggio. Nel secondo tempo la pioggia condiziona un po' la partita, così la formazione di casa ne approfitta per accorciare con Eric Partel entrato da pochi minuti al posto di Samuel Partel. I neroverdi ci provano ma gli ospiti puniscono in ripartenza, prima con Mattia Floriani poi con il neo acquisto Tavernaro, che completa l'ottima prestazione dell'Ortigara Lefre, finisce 1-5. Dolomitica Gardolo. Solo grazie a una prodezza la banda giallo-blu spugna un campo difficile. Il Gardolo amministra la partita giocando molto bene e mantenendo il controllo della palla senza però creare occasioni nitide. A metà della prima frazione il migliore in campo Danilo Dell'Antonio si supera su un paio di interventi. Nel secondo tempo Osul trova il gol decisivo al 59esimo grazie a un tiro preciso nel 7. La Dolomitica cerca di rispondere ma il Gardolo insiste. Allo scadere gli ospiti conquistano un rigore ma Dell'Antonio para anche questo. Vittoria sofferta ma meritata, termina 0-1. Fassa Calceranica. Tanto spettacolo ma è solo fumo negli occhi dei tifosi che assistono a un pareggio senza gol. A dispetto del risultato le occasioni non sono mancate e con i gialloverdi abili ad esercitare una pressione alta tale da sfociare in numerose occasioni da gol. Nel primo tempo Lorenz si supera in svariate occasioni, supportato anche da una buona dose di fortuna in occasione delle tre traverse colpite dai giocatori di Rossini. Nella ripresa non cambia il copione con il Calceranica che non allenta la presa ma non trova la via della rete. Si chiude quindi con un pareggio, 0-0. Fiemme Telve, si impone di forza la formazione di casa che nel primo tempo gestisce il possesso palla. Dopo le occasioni per Tomasi e De Francesco, il Fiemme passa in vantaggio con una rete da Cineteca di La Forza. Il Telve accusa il colpo, così incassa il secondo gol al 40esimo grazie a un gol di pregevole fattura di Bolzani. A inizio ripresa Stefano Agostini insacca nella propria porta e chiude di fatto la partita. Si prova ancora il Fiemme, poi il Telve rimane in 10 e la partita non ha più nulla da dire. Ci sarà da lavorare per i gialloverdi, mentre riparte con il piede giusto il Fiemme. Termina 3-0. Leona Lasis Civezzano. Vittoria importante per il Civezzano che apre la stagione con una buona prestazione. Al quarto d'ora Zuccatti apre la marcatura insaccando di testa una punizione battuta in aria, ma solo 6 minuti dopo Sandri pareggia i conti su calcio da fermo. A 10 minuti dall'intervallo Prati si procura un rigore che però non riesce a trasformare. Poco dopo Leona sbaglia con Simonazzi arrivato solo davanti all'estremo difensore. Nella ripresa emerge la maggiore esperienza degli ospiti che con il neo entrato sulle mani trovano il gol che vale 3 punti. Termina 1-2. Pinè Verla. Vittoria meritata per la formazione di casa la prima partita dopo la retrocessione. Nella prima mezz'ora il gioco non è molto vivace fino al gol del vantaggio per il Pinè. Fontana parte in posizione dubbia e dal limite trova un pallonetto di esterno sul palo lontano di pregevole fattura. I rossoverdi provano a scuotersi ma Mirko Paolazzi manca di poco la porta. Nelle riprese locali raddoppiano con Davide Giovannini dopo aver saltato il portiere in uscita. Il Verla alza la pressione allo scadere, formulo, serve l'assist per il gol valido solo per le statistiche di Mattei. Finisce 2-1. Vattaro Borgo. I giallorossi iniziano subito con il filo giusto la loro stagione. Sul campo del Vattaro sembra tutto facile già dai primi minuti. Bubert la sblocca già dopo 7 giri di orologio. I locali faticano a tenere il campo e a contenere Zampiero, autore di una doppietta grazie ai gol realizzati al 25esimo e al 45esimo. Il Vattaro ha un moto di orgoglio nella ripresa ma nonostante la maggior pressione non riesce a trovare la via del gol. A 10 minuti dalla fine Sassudelli conquista un rigore trasformato da Bisognin. Negli ultimi minuti Bubert viene espulso ma il Borgo insistisce e vince la partita. Termina 1-3. Thank you.